Allora, buongiorno a tutti, oggi siamo qui per lanciare finalmente, addirittura io perché ha avuto una tempificazione necessaria per gli sviluppi informatici all'interno del comune, ma per presentare la nuova funzionalità del sito del comune di Parma riguardante la partecipazione. La partecipazione per quanto riguarda le proposte che faremo, questo è solo uno dei primi passi. Quindi le discussioni dei regolamenti, eravamo partiti la settimana scorsa con i sondaggi, 2 settimane fa insomma largo circa, questo sono per i regolamenti o per le proposte che vengono dalla giunta. La prossima funzionalità che lanceremo poi successivamente invece riguarderà le proposte che arrivano dai cittadini. Quindi attraverso il sito del Comune di Parma, adesso c'è una notizia in home page che ci rimanda alla sezione dedicata, ma troveremo sempre sulla destra un banner per portare alla sezione delle discussioni. All'interno della sezione collaborazione e partecipazione, qua troviamo quante sono le discussioni, poi sul labeling, magari successivamente, insomma sulla terminologia ci lavoriamo, però era sulle discussioni aperte e su quanti sono i sondaggi aperti in questo momento, nella zona qua in alto a destra. E nella parte centrale invece vediamo tutte le discussioni aperte e le informazioni in generale per come ci aspettiamo che avvenga la discussione e quali sono le regole per la partecipazione, che poi di fatto sono quelle di iscriversi al sito del Comune di Parma con la carta d'identità, servizio già attivo da tempo che sta crescendo sulla base anche della crescente possibilità di partecipare attraverso il sito del Comune. Una cosa che mi premeva dire come cappello introduttivo generale è soprattutto il fatto che non ci aspettiamo una partecipazione che sia solo mi piace o non mi piace, per capirci, cioè solo un classico uno schieramento a tifoseria del il regolamento mi piace tutto, non mi piace per niente, perché non darebbe valore aggiunto al lavoro fatto, adesso al di là di questi due, nel tempo con i diversi tecnici, con le diverse associazioni, a seconda del regolamento. Quello che serve da parte dei cittadini, come se partecipassero a a un'assemblea virtuale aperta a tutti, è quella del puntualizzare quali sono le loro critiche o le loro proposte legate a un tema specifico. Adesso se io penso a quello della Movida, che chiamiamo così ci capiamo tutti, ma il tema è il regolamento che regola gli esercizi pubblici serali in tutta la città, è quello del, non so, l'orario di chiusura a mio avviso è troppo in là nella serata o piuttosto che troppo presto, e le motivazioni per cui magari anche comparative ma a Reggio fanno diversamente piuttosto che a Milano, oppure quali sono le premialità, poi vedrete, vi spiegheranno un po', sono i capi diversi regolamenti, non so, le premialità andate ai negozianti, le darei in questo modo piuttosto che in quest'altro, cioè scendere in quello che sono delle proposte di, chiamiamole in un senso più tecnico, di emendamento, poi non le abbiamo chiamate così perché sennò sono difficilmente, secondo me, comprensibili, ma a quello che avverrebbe in una commissione consigliare o un consiglio comunale. Cioè ci aspettiamo delle proposte motivate da parte dei cittadini. Quindi noi le leggeremo ovviamente tutte. La possibilità, questo lo aggiungo, di moderazione viene fatta sulla base di offese, non so, parolacce, termini sconci, cioè ovviamente non si può scrivere quello che si scrive, visto che è un sito istituzionale, nei commenti dei giornali, cioè sinceramente qualsiasi offesa anche a persone verrà ovviamente tagliata, perché non è questo lo scopo. Lo scopo è di rimanere all'interno del tema della discussione per avere delle proposte concrete che gli altri cittadini, vedremo dopo come, possono anche esprimere, perché non è detto che tutti vogliano, abbiano il tempo di documentarsi, che abbiano una loro opinione articolata in merito, ma potranno esprimere sia un apprezzamento generico sul regolamento in quanto tale, sia un apprezzamento sulle singole proposte di modifica legate invece agli altri cittadini.
Questo ci tenevo a farlo come premessa, perché è ovvio che deve essere una voglia di partecipazione, come sta avvenendo nei quartieri, sui temi. Qua l'importante non è dire, e non è neanche il nostro interesse, che l'amministrazione sta facendo bene, sta facendo male, non è questo che ci interessa, ma è migliorare la qualità di alcuni, in questo caso, servizi che proponiamo per la cittadinanza. Quindi mi aspetto che ci sia spazio, per quanto riguarda i servizi dell'infanzia, per i genitori che magari in questi anni hanno vissuto particolari tematiche, ci possono segnalare anche eventuali obiezioni o ulteriori dettagli legati al regolamento. Per quanto riguarda la Movida, spero sia spazio sia per gli esercenti che per i residenti, per delle proposte che però, voglio dire, non siano troppo da stadio. Ecco, questo che ci tengo a dire. Se vogliamo invece vedere come funziona, proprio tecnologicamente parlando, il sito, entrando in una singola discussione, la velocità del sito del comune, ok. Oltre a una breve presentazione che non voleva essere esaustiva, proprio perché la necessità è che si legga il regolamento, perché insomma troppo spesso accade che, io penso agli articoli più che altro dei giornali, ci si fermi al titolo e poi sotto i commenti sottostanti siano legati a quello che c'era nel titolo e non alla reale, voglio dire, al reale contenuto del regolamento. Perché è anche importante leggere le singole sfaccettature che ha un regolamento nel suo insieme, che non è sempre un documento tante volte semplice, non è lunghissimo, sono una decina di pagine, se non sbaglio, questo, e una quarantina l'altro, però quindi va compreso. Riassumere i concetti principali avrebbe dato l'impressione di dover rispondere a quelli, mentre il regolamento è già disponibile, può essere scaricato per essere letto e per essere poi commentato. Nella parte sottostante, scusate, devo effettuare il login. Nella parte sottostante, se sono registrato al sito del comune, tutti lo avrete fatto, quindi in alto sapete che se siete loggati vi dice benvenuto, nome e cognome. Nella parte sottostante ho, attraverso questi due pulsanti, voglio dire in una chiave molto social che sia immediatamente comprensibile dalla maggior parte insomma dei naviganti, chiamiamoli così, la parte di votazione a prescindere, cioè complessivamente sul regolamento. Mentre qua sotto c'è una sezione proponi le tue modifiche, che mi permette di scrivere 2000 caratteri di proposta. Diversamente potrebbe essere mandato una mail al comune, voglio dire, come già avviene adesso, perché anche adesso segnalazioni arrivano attraverso la mail del sindaco o dei singoli assessori. Cosa scrivere? Non, perché dopo lo devono cancellare se ce lo metto, perché direttamente sono direttamente qua, comunque mettiamo, dai. Facciamo una cosa generica che non serve a niente, tanto poi rimane lì, anche perché poi ci va il nome e cognome, quindi è importante. Allora, cosa molto importante che ci abbiamo tenuto, ovviamente non sono possibili proposte o commenti anonimi, perché si è legati alla carta d'identità, quindi è importante dare anche un significato. Abbiamo valutato diverse opzioni, ma la proposta, cioè io credo nelle proposte che faccio a livello, insomma, per la mia città, e quindi è importante. Cioè il riferimento in generale, ma rimane il nome e il cognome. Vedete che anche legate alla proposta posso esprimere un giudizio, e questo servirà per capire quali sono le proposte di modifica che hanno più consenso dal punto di vista delle persone che vogliono dare il loro giudizio. Sulla base invece delle proposte sottostante posso aggiungere, le persone potranno aggiungere un commento alla proposta. Cioè le vediamo come due momenti.
argomenti slegati, cioè sulla base della proposta del cittadino qualcuno può dire no, ma io sono d'accordo, non sono d'accordo sulla tua proposta, perché? Motivandola. Cioè si voleva cercare di creare una discussione, come avviene in altri strumenti di questo tipo, quindi non ci siamo inventati niente che non esista già, ad esempio come liquid feedback o altre cose di questo tipo, però volevamo calarlo in una logica legata all'infrastruttura del sito del Comune di Parma. Io adesso lo suddividerei in due, se volete farmi delle domande tecniche, nel senso dal punto di vista dell'utilizzo, le fate a me e poi lascio invece la presentazione dei regolamenti come contenuto dei regolamenti stessi ai due assessori competenti. Questi sono solamente i primi due dei regolamenti che andremo poi a pubblicare. Non è detto che in questa zona saranno presenti solamente dei regolamenti, ma tutte quelle proposte che arrivano dalla giunta, dall'amministrazione in senso generale, per avere dei ritorni dal punto di vista dei cittadini. Stiamo strutturando il gruppo, diciamo, che si occuperà di tutta la parte del sito, cioè che già si occupa del sito web, però era, cioè anche, creeremo nel tempo una crescita anche per quanto riguarda la parte di comunicazione, la parte di social in generale, quindi stiamo creando questo gruppo. Adesso ci sono delle persone all'interno di questo che sono adoperate a guardare i commenti, che immagino che crescano nel tempo, non me ne aspetto 100.000 il primo giorno, magari aggiungerei. Si parla di migliorare i regolamenti di posizionamento del reato, che tempo di dato? Allora, questo è, come dire, si potrà sempre fare meglio nel tempo. Adesso abbiamo un vincolo, quindi è il tempo che daremo in generale, è quello fino all'approvazione nel consiglio comunale, come dire, deputato a varare questo regolamento. Un regolamento a diversi passaggi, perché al di là della fase di redazione, che in genere viene fatta anche consultando a seconda dei regolamenti, magari associazioni, gruppi cittadini interessati all'argomento, ha un passaggio in commissione consigliare che avverrà, non è stato il passaggio in commissione, lo fate la settimana prossima? La novida, ma probabilmente... Quella dopo, comunque era... più o meno da qua a fine mese, però sì, daremo comunicazione sulla base della calendarizzazione dei consigli e delle commissioni consigliari del tempo disponibile per questi regolamenti. Poi adesso è uno strumento nuovo, quindi poi ci regoleremo di conseguenza, dovendo tener conto anche di questo, nella programmazione dei prossimi. Entro fine mese comunque? Sì, infatti entro fine mese. Ma leggi, ma se mi fanno, io volevo chiedere la stessa cosa qui, però per capire... Dopo che il regolamento è approvato in consiglio, c'è la possibilità online di fare le proposte per migliorarlo? Perché magari non tutti lo conoscono prima che venga approvato, se ne ha ancora questo dopo che viene approvato. Allora, questa è una cosa che va strutturata nel tempo. Ovvio che i regolamenti, visto che li stiamo cambiando, possono essere anche cambiati in futuro. Ovvio che non è che può essere un cambio continuo di regolamenti, perché le persone che poi, voglio dire, devono interpretare ed eseguire questi regolamenti devono avere un tempo di adeguamento, di messa in funzione, di abitudine all'utilizzo di questo, quindi possiamo pensare di avere delle revisioni durante l'arco dell'anno, no? Una o due, vediamo, no? È tutto da misurare, sono tutti concetti nuovi che prima non venivano introdotti, quindi vanno anche misurati sulla base di quanti saranno i commenti, quale sarà il riscontro anche in questo caso penso agli esercenti, ai residenti, quindi della messa in opera di questi regolamenti. Dipenderà, dobbiamo studiare, è una cosa che abbiamo pensato anche noi, perché ci può essere un tempo più lungo per i cittadini per prenderne coscienza, però a maggior ragione può anche essere che dopo averla vissuta sia i residenti che gli esercenti in questo caso, o gli avventori, si facciano un'opinione di cosa potrebbe essere cambiato in un momento successivo. Sì. Quello della movida, se posso, è una sperimentazione di un anno, pertanto eventuali suggerimenti, idee ovviamente sono ben accetti, poi sulla rivisitazione dopo la sperimentazione.
Sì, lo stesso vale anche per quello che riguarda l'accesso ai servizi educativi, nel senso che noi una volta approvato poi lo dobbiamo mandare per appunto l'accettazione o meno dei bambini all'interno dei nostri servizi, quindi in ogni caso varrà, perché si aprono le iscrizioni a gennaio, quindi varrà fino all'anno prossimo, quando poi eventualmente potrà essere cambiato, ma ovviamente per quest'anno rimane. Dipende da regolamento a regolamento, perché poi dicevo prima, non saranno solo regolamenti, quindi in caso di discussione di progetti di più ampio periodo temporale si potrà lasciare online molto di più, cioè prima della decisione definitiva, diciamo. Una curiosità, c'è una volta a passare appunto lì, cioè la procedura adesso riguardo in particolare, diciamo, l'esempio di questo della movida, è che adesso è online, arriveranno immagini e commenti, voi modificherete il regolamento in base ai commenti che ci saranno. E dipende dal tipo di modifica che proposta. Ci siano dei commenti particolarmente significativi che mi spingono a modificare il regolamento, quel regolamento verrà approvato il Consiglio Comunale, e questa è la procedura. Sì. Qui i commenti sul sito hanno un peso specifico, certo, importante, insomma. Certo, assolutamente.